Nel video di oggi vedremo come creare queste tazzine Raku in argilla appunto refrattaria sul tornio super economico. Mettiamoci al lavoro. Iniziamo con la prima forma di queste tazzine da tè. Sto utilizzando un'argilla, un impasto Raku, fatto a metà da 50% di argilla bianca da Raku della Sila Argille e 50% di argilla pirofila della Colorobbia. Allora, chiaramente come al solito la centratura come primo passaggio. Una volta che abbiamo centrato, inumidiamo, alziamo un poco questo cono e spingiamo col mignolo in modo da creare un incavo. Andiamo ad aprire. Non arriviamo alla base perché ci serve una base abbastanza spessa da poter poi rifinire dopo. Andiamo giù. Apriamo un poco. Scendiamo un altro poco, riapriamo un altro poco, portiamo verso l'interno e adesso facciamo il primo innalzamento, spingiamo un po' verso l'esterno e poi partiamo verso l'alto. Voilà, in questo modo qua. Inumidiamo, chiudiamo. Spingiamo sotto al bordo dove abbiamo lasciato un po' più d'argilla, col medio spingiamo un po' e adesso che portiamo l'argilla verso l'alto, prima la portiamo verso l'esterno, ci fermiamo e ricominciamo verso l'alto. In questo modo qui. Vedete che io riesco a dare in questo modo, tirando verso l'esterno, riesco a dare questa profondità. Lo rifacciamo un'altra volta, quindi tiro prima verso l'esterno, questa mano, questo dito mi serve da appoggio, io spingo l'argilla da dentro verso questo dito che sta in questa posizione, mi fermo, vado verso l'alto, controllo gli spessori. Qui siamo a posto e qui andiamo verso l'alto. Questa è la prima forma che sto facendo, una forma semplice senza nessuna decorazione particolare. Tolgo l'acqua dentro. Adesso mi aiuto con la mia stecca a togliere un poco di argilla da qua sotto e poi tolgo la barbottina. Sempre con la stecca. Rallento un po' la velocità, ricontrollo giù. Prendo la spatola di metallo e tolgo la barbottina in eccesso. Assottiglio un poco il bordo superiore. E voilà, la prima forma è finita. Stacchiamola dal piatto, pulisco le mani e l'appoggio su una basetta. Allora, questa seconda tazzina è una variazione sul tema della prima, avrà delle decorazioni sulle pareti laterali che saranno comunque abbastanza dritte. Farò due linee che saranno un po' sporgenti in modo anche da poter giocare con gli smalti. Allora, come al solito, centriamo e lasciamo il cono un po' più alto, spingiamo anche un pochino per farlo rientrare, quindi apertura, non arriviamo fino al fondo, lasciamo anzi un fondo abbastanza largo appunto per poi rifinirle dopo. Abbastanza spesso, apriamo un po' verso l'esterno, richiudiamo un poco,
Allora, spingiamo prima verso l'interno, il bordo di sotto, poi spingiamo un po' verso l'esterno e tiriamo su. In questo modo, inumidiamo un poco. Ripetiamo l'operazione, portiamo dal fondo verso l'esterno e spingiamo sul dito, spingiamo su questo dito verso l'esterno. Questo dito ci farà da supporto. Poi tiriamo verso l'alto e iniziamo a lasciare le due righe che volevo lasciare prima. In questo modo qui. Richiudiamo un poco. Inumidiamo. Controlliamo gli spessori per non avere una tazzina troppo spessa. Ok. Adesso con lo stecco vado ad accentuare un poco queste linee. Questa di sotto. E questa di sopra. Ok, chiudo un poco la parte di sopra. Adesso rallento un poco il tornio, vado poco poco più piano. Adesso con la stecca cercherò di dare una lieve ondulatura a queste linee per fare un motivo appunto un po' più movimentato. In questo modo qui, sistemo anche di sopra. Ok. Tolgo un po' di argilla sul piedino, controllo. Ok, allora tolgo l'acqua in eccesso dall'interno. Appuntisco un poco il bordo superiore e anche la seconda tazzina è finita. Fermo il piatto, asciugo le mani. Prendo il filo e tagliamo e l'appoggio sulla mia basetta. Per questa terza tazzina darò una forma un po' più curva, un po' più bombata. Ho già effettuato la centratura, c'è l'apertura, come al solito non vado troppo in fondo. Spingo la base verso l'interno. Adesso porto la base verso l'esterno. In questo caso faccio un movimento così, rotatorio. Lascio sempre il bordo più spesso. Richiudo verso l'interno. Ripeto. Curvo, lascio un attimo il bordo più spesso in modo da sistemare un attimo il fondo prima. Richiudo la parte superiore. Rifinisco il piedino. In questa nuova forma andrò a fare una forma svasata, una tazzina svasata. Apro, spingo verso l'interno, apro un altro poco,
e richiudo verso l'interno. Spingo il fondo, inizio ad andare verso l'esterno e vado verso l'alto. Richiudo. Ok. Mi allargo alla base. Vado verso l'interno. E adesso voglio chiudere ancora in questo modo. E fare e svasare in questo modo qui. Mi fermo e ricomincio. In mezzo ho creato una sorta di linea che andrò a evidenziare fra un attimo. Con la stecca vado a evidenziare la linea da sotto e da sopra e la ondulo un po'. Temo l'ondulatura in questo modo. Con la spatola tolgo la barbottina in eccesso. E allargo un poco il bordo superiore. E anche questa quarta forma è fatta. Taglio quest'ultima tazzina, proveremo a deformarla con due bacchette di legno, vedremo come. Intanto, come al solito, apertura, allargo un poco, richiudo verso dentro, spingo la base. Verso l'interno, inizio a tirare verso l'esterno, adesso tiro verso l'alto, tiro e porto verso l'alto, chiudo leggermente, lascio in questo caso il bordo un po' più spesso per sistemarlo dopo. Ok, ok, ok. Inumidisco due stecche di legno, una la posiziono all'interno e l'altra all'esterno e do una botta, in questo modo qui. Giro un poco il tornio e continuo, un altro poco. Ancora un poco, ancora una volta, in questo modo qui, rifaccio girare il tornio e sistemo il bordo superiore. Lo assottiglio un pochino e lo rendo circolare. Tolgo un po' d'acqua dal fondo, da dentro. Con la stecca sistemo il piedino. Voilà, in questo. Ok. E anche quest'ultima forma è terminata. Taglio.